sintesi preparata da Gianni Anelli. Lecce che para l'assenza di Cevanton con la promozione del 18enne Božinov in coppia con Conan. C'è Nakata nelle file del Bologna che schiera per la prima volta Mazzoni in un centrocampo dinamico, molto dinamico, con Signori unica punta di ruolo. Arbitra Pieri, 18esima presenza in Serie A, 6° minuto, palla gol per il Bologna con Bellucci e viene stoppata la sua conclusione dal portiere giallorosso Poleksic. Andiamo al 10° minuto, Božinov tra i migliori questa sera per il Lecce, Conan, Cassetti e Pagliuca accompagna con lo sguardo il pallone sul fondo. Siamo al 12esimo minuto, c'è un errore del portiere del Lecce Poleksic con Signori, va dentro sulla destra il Bologna con nervo e poi Pecchia che va a fare il gol dell'1-0. Avete visto come Bellucci sia rientrato da una posizione di fuorigioco non punibile, è il secondo gol in campionato per Pecchia. La risposta poi del Lecce che si concretizza così con la rete di Božinov al 21esimo minuto, il primo gol in campionato per il 17enne bulgaro. Da notare anche la posizione discutibile di Conan davanti a Pagliuca, comunque tutto regolare per Pieri, 1-1. Ancora il Bologna, palla a terra, nervo per Pecchia che si insinua, cioè il suo sinistro, e Poleksic che smanaccia in calcio d'angolo. Lecce pericoloso sulle palle in attivo con il duo Ledesma-Bovo, Pagliuca poi richiama l'attenzione dei suoi difensori, lo ritroviamo anche nella stessa posizione nella ripresa, nessun cambio ma sempre il solito duo Ledesma-Bovo a cercare la soluzione su questa palla inattiva. Božinov costantemente in agguato, eccolo qui l'apertura verso il 18enne bulgaro con Pagliuca che gli chiude la strada. Ancora questa progressione di Božinov, 5 giocatori del Bologna su di lui, imprendibile, ancora una volta bravissimo Pagliuca con la mano sinistra a smorzare la conclusione in corsa dell'attaccante del Lecce. Poi Tare per Bellucci, la prima soluzione di riserva per Mazzone, al 20esimo ancora Toneto che prova così i riflessi di Pagliuca che mette in calcio d'angolo e sul tiro dalla bandierina provvidenziale la posizione di Pecchia sul primo palo a Pagliuca battuto. Ancora Conan sulla destra che svaria a cercare sempre la soluzione Božinov, questa volta c'è Rullo che mette in sul fondo con un colpo di testa, poi va fuori Signori, c'è Zaccardo, c'è anche Locatelli e Mazzone, chiama il 4-4-1, ma chiama soprattutto l'assist di Nakata per Tare, il primo gol, il gol del 2-1, il primo gol in rosso-blu per Tare, chissà, forse anche l'ultimo, vedremo gli sviluppi del mercato di gennaio. Intanto è la quinta sconfitta degli ultimi 6 incontri per il Lecce, il Bologna accoglie il suo primo successo in trasferta e vince dopo 13 anni a Lecce compiendo un bel balzo in classifica, e la classifica dopo il posticipo di questa sera è la seguente: Roma davanti a tutte con 39 punti, Milan 36.